Signori, bentornati nel canale. Siamo qui oggi riuniti, io e i miei amici, per festeggiare il raggiungimento dei 100.000 iscritti. Vuol dire che abbiamo contagiato più persone del coronavirus. Ho vinto io, mi dispiace, ci sono arrivato prima io di te, signor Virus. È stato un piacere gareggiare con lei, ma fieri top malattia. Tanto lo so che nel giro di pochi giorni diventeranno milioni e quindi il virus mi supererà. Ma se non volete che il virus mi superi a livello di contagio, iscrivetevi anche voi al canale e fatevi contagiare da me, grazie. E quale miglior modo per festeggiare questo traguardo se non con un video originale che nessuno youtuber ha mai fatto? Reaction ai vecchi video di Fieric. Molti di voi probabilmente non sanno come è stato avviato il mio canale. Tralasciando questo video, che ovviamente non andrò nemmeno ad aprire perché è una merda, non c'ha nemmeno la musica, come potrete ben vedere, i miei primi video in assoluto del canale sono video di League of Legends. Erano montage dove praticamente... erano tempi duri. Come stavo dicendo prima che la musica imbarazzante mi interrompesse, i primi video erano montage di partite di League of Legends fatte con i miei amici. Non puntavo neanche lontanamente a fare iscritti, visualizzazioni, li caricavo per farli vedere ai miei amici. Sono andato avanti così per quasi un anno, fino al 22 giugno 2015, giorno nel quale ho deciso di creare contenuti per scalare il mio successo e anche mostrare la mia meravigliosa faccia. Oddio! Questa è la webcam che usavo! Era la Logitech C525. Cioè, e non solo, vi racconto di più, guardate come sono rosso. Sapete perché ero così rosso? Il mio studio di registrazione che avevo quando ho iniziato a fare i video non era altro che un tavolo del cazzo di quelli di 90.000 anni fa, con dietro una tovaglia di quelle proprio che si mettono sul tavolo per apparecchiare, attaccata con lo scotch alla parete, e come mia fonte di luce, i miei softbox, i miei faretti, i miei key light di Elgato erano la luce del sole. La mia unica fonte di luce per far funzionare il green screen era la luce del sole, quindi potevo registrare soltanto dalle 2 alle 4 del pomeriggio, in modo tale che il sole si allineasse bene con la mia finestra, quindi mandasse dentro la mia stanza un bel po' di luce e potessi usare il green screen. Bella sta musica, non la sentivo, guarda, proprio... Questa musica, ragazzi, racchiude il 2015, tutto in una musica. Avevo 18 anni, dov'è la figa? Penso che nemmeno mi crescessero proprio i peli della faccia. Non è che mi radevo, non mi crescevano. Oddio ragazzi, no, è lui o non è lui? Il primo video con Gamer Maurizio, conosciuto nei nostri tempi come Mauri, nostro amico delle reaction. E questo è stato il primo video fatto insieme a Mauri. Il green screen per qualche motivo non lo usavo, evidentemente avevo superato le ore di luce e quindi sfarfallavo. Il frame rate è allucinante, non so per quale motivo. Cioè, e tra me e Mario avevano dei microfoni veramente... Lo stillo. Niente, Mario faceva schifo anche ai tempi, non è cambiato un cazzo. Mauri sposia... Oddio, nascondiamo le prove! No, nascondiamo le prove! E questo? Decisi finalmente verso fine 2015 di provare a fare qualcos'altro oltre a League of Legends, oltre a gameplay, e quindi fu con questo video che nacquero le reaction, prima ancora di streamare su Twitch, era il 13 novembre 2015. E voi vi potreste chiedere, ma che genere di personaggi? E già prendo per il culo i bambini, ragazzi, vedete, gli anni passano, ma Fieric rimane lo stesso, ecco, e nessuno dica, Fieric sei cambiato, no, io prendevo per il culo tutti già dai tempi. Perché farò anche i video, però.
soprattutto c'è meraviglioso, ragazzi. Questa è una reaction a Fieric che fa una reaction ad un'altra persona. L'uomo che rectava i porno speciale 1000 iscritti. Salve, oh! Ragazzi, oggi vi insegnerò una cosa molto importante. Vi insegnerò come diventare un tergicristallo della macchina. Date immediatamente 100.000 iscritti a quel ragazzo. Voi guardate proprio l'umiltà. Io ai tempi, quando ho iniziato, non avevo l'Audi come adesso. Avevo la Ford Ka del 97. Cioè, quella macchina aveva la mia età ed era messa male quanto me, più o meno. Quindi potete immaginare. Così si facevano i video, così, cazzo. Tutorial come diventare tergicristallo della macchina. Bravo, cazzo. No, video demonetizzato. Basta. Cane lupo, i problemi con l'autismo. Oh. Ciao ragazzi, mi chiamo Daniele e soffro d'autismo. Infatti la mia migliore amica è la Stella Marina, che ha una scaffale dietro di me, quindi... passiamo, sto spaccando i timpani. Faccio video su YouTube in cui fisso il muro per mezz'ora senza dire una parola. Ma ieri mi sentivo particolarmente ispirato. Ho deciso di intrattenere il mio pubblico muovendo avanti e indietro il dito, come se fosse una lancetta di un orologio, ma poi mi sono addormentato. Meraviglioso, quasi 80.000 views. Un video in cui prendo per il culo Daniele. Mua proprio. Il deck dei poveri. Trollare su Clash Royale. Stava scoppiando Clash Royale. Io volevo trollare, volevo portare dei deck del cazzo. Poi ho iniziato a farlo tutti. Da lì è andato a puttana il mio progetto e la mia fama. Però guardate, ha delle discrete views. Poi ricordatevi che ai tempi, quando facevo questi video, avevo circa 3-4 mila iscritti. Cioè, non parliamo mica di tanto. Andiamo subito a comprare le gemme. Ragazzi, è più forte di me. Non ho mai shoppato. Non ho mai shoppato. Iniziamo, ragazzi, con 99 centesimi. Non ce la posso fare. 4 anni dopo dono 1000 euro agli streamer. Come passa il tempo. Acquista. Attenzione, no. I miei soldi che se ne vanno dalle mie tasche. Pagamento. Ho centesimi. Mi sono convinto, ragazzi, è tempo di fare la shoppata. No. Da 4,90. No. Ragazzi, 4,99 euro, ragazzi. E comunque tutta quella grafica che vedete, no, il Tarik sexy lì di fianco, i social, i bauli, la cattedra troll, è stata tutta farina del mio sacco. Sono io che ho fatto la grafica, nonostante non capissi un cazzo di Photoshop, l'ho fatta da solo. Un like per l'impegno e anche un applauso. Come 75.000 views, ma che cazzo. Questo è lo speciale 4.000 iscritti. Sì, siamo già 4.000. Sì, adesso visto. 100. Ho fatto ieri, appunto, i 4.000 iscritti. Bravo, un applauso al Fieric di ieri. Penso che lo sentiate, che iniziate a diventare tanti. Piano piano, ragazzi, 4.000 iscritti. E poi avete notato anche un'altra cosa, il mio spiccato accento bolognese che dopo 4 anni è praticamente sparito. Questo perché mi sono reso conto, anche riascoltandomi, che non mi piaceva. Ok, volevo parlare pulito e di conseguenza ho deciso a sforzarmi un po' e a cancellare i tratti tipici dell'accento bolognese, ok? Ban su Twitch! Vedete, questo dimostra quanto io non sia cambiato nel tempo. Già 4 anni fa ho beccato il mio primo ban su Twitch. La mia postazione da game! È proprio vero che io non sono minimamente cambiato nel tempo. Cambia la forma ma non cambia la sostanza. Ho deciso di farvi vedere la mia stanza da, tra virgolette, gaming. Cioè, non postazione, proprio stanza da gaming. La stanza da gaming. Facciamola subito vedere, aspetta un attimo. Olè. Ok. Che hai girato la videocamera allo schermo. Ecco, avete presente quando io e Mauri ci lamentiamo degli youtuber che tipo PC da gaming, brum brum brum. Io ero così. Il mal di mare mi viene guardando il mio stesso video. Dunque, tu entri da questa bellissima porta. Tu entri da questa porta bellissima. È effettivamente una porta. E vedete, è una porta. Madonna santa, che schifo. C'è una maschera. La vendo a 100 euro. Dopodiché si arriva a questa bellissima finestra dalla quale si può guardare fuori. Ebbene sì, ragazzi, potete guardare fuori dalla finestra. Oddio. Era la cosa più imbarazzante che abbia mai visto, vi giuro. Quando qualcuno dice che io prendo per il culo i ragazzini che fanno dei PC a gaming, guardate quanto materiale c'è per prendere me per il culo sul mio canale. Cosa c'è nel mio zaino? Questo video, 29.000 views, è
Enrico! E lo so che la scuola è già finita da 2 mesi e mezzo, o comunque quelli che sono, però sicuramente dentro il mio zaino qualcosa ci sarà rimasto per forza di cose. Cosa ci sarà mai dentro lo zaino, ragazzi? Scopriamolo. Del latte! Del latte, ragazzi, cioè... Oh, ma questo qua è del latte? Poi mi sembra che ci sia del latte, appunto. Poi vediamo un po'... Del latte e infine ragazzi, del latte. Ti rendete conto? Questo qua, ragazzi, c'ha qualcosa di familiare. Aspettate che... Ma è il mio ventilatore. Ecco dove ha finito. Quanto cazzo ero stupido. Best friend tag con White, signore e signori. Bianca, vieni, Bianca. Bella, raga. No, a tutti. Devi fare Bianca. Bianca, più Bianca. Sì, giusto. Ciao a tutti, ragazzi. Sono Bianca, amica di Matilde. E siamo qua per, come diceva lui... rispondere. La cosa bella è che dopo quasi 4 anni c'è gente che continua a chiedermi che fine ha fatto White. Like al video se volete rivedere White. L'anno scorso io non ho fatto un cazzo, lui l'anno prima. Esatto, bocciatura proficua, diciamo. Stavamo elencando i lati positivi della nostra bocciatura. Si sono stati bocciati entrambi. Numero 8, scarpe preferite. Per me sono le infradito, cioè quel senso di libertà che una scarpa normale non ti dà, insomma. Cioè, ragazzi, bisogna coglierla questa essenza delle infradito. Una pietra miliare del mio canale, il video vegani. È un video mistico, io vi consiglio vivamente di andarlo a vedere. Ciao, ragazzi. Come va? Innanzitutto volevo ringraziare il mio amico Masarone per essersi interessato alla mia salute. Grazie, sto bene. Ragazzi, oggi voglio fare un video critica, perché dovete sapere che c'è un canale che si chiama Kyrenis che mi ha triggerato duro con uno dei suoi ultimi video. Perché sì, tu Vincenzo, tu mi hai triggerato duro, Vincenzo. Ora, molto probabilmente vi starete chiedendo, cioè, cosa mi ha fatto triggerare in questa maniera. Allora, il video in questione... Non so se vi rendete conto della tipologia di video. Io e Kyrenis, il buon Vincenzo, mio amico e compagno del mondo di League of Legends, ci eravamo messi d'accordo a tavolino per farci un video dissing estremamente, palesemente ironico. 309 dislike. Io penso di essermi mai beccato così tanti insulti. Pieric, sei proprio un coglione sfigato. Aggiusta quell'aere moscia del cazzo che hai e sparati in fronte subito dopo, perché persone con la tua mentalità da bimbo minchia non dovrebbero nascere. Ti saluto, caro. Fatti degli amici. PS, Kyrenis del video risposte ti ha rectato. Eds. Guarda, tu sei un perfetto idiota, ti stai aggrappando sugli specchi perché lui ha tipo 20.000 iscritti. Sono un pelo cavoli suoi se Kyrenis è stato bravo a doppiare. Può vantarsene, tutte le critiche che hai fatto sono stupide e perfettamente idiote, proprio come te. Perché se lui si atteggia con aria di superiorità, sono cazzi suoi. Devi solo stare zitto e imparare a portare video che non contengano altri youtuber più famosi solo per sfruttarli. Sei un perfetto imbecille. Ma guarda le tue visual e le sue, ripigliati idiota. Gay! Oh, il mio guadagno su YouTube è Twitch, attenzione, hot! Negli ultimi 30 giorni è di netto, quelli che mi arrivano in tasca, più o meno $300. Di questi $300 che mi arrivano... Aspetta, oddio! Oh! Ai tempi sì che facevo video per passione, ragazzi, non come adesso. Ai tempi facevo una media di $10 al giorno, mentre oggi invece mi basta un video per andare in rosso di 1000 euro. Ed eccoci qua, 2017, le mie pagelle un disastro, 200.000 views. Ma allucinante, ragazzi, ma come ho fatto a passare? Non so se vi rendete conto, con questa pagella io sono riuscito ad essere rimandato a settembre e poi a passare l'anno. Sono riuscito a passare a settembre, ovviamente, ma hanno tirato proprio un cazzo in culo. Eh beh, non avevo dubbi. Crollare gli streamer, l'inizio della fine è stato, cazzo. Sì, fai pure, tranquillo, tanto non ho fretta, vai, quando voglio startare fai. Mamma mia! La cosa bella è che il primo trailer di stream, i primi, non erano i raid, invadiamo la chat della gente, doniamoli €500. I primi trailer di streamer ero io che aprivo la live degli altri e poi mi piazzavo in mezzo allo schermo, così. E questo, ragazzi, è stato il miglior cameo della nonna in assoluto. Con la musica di League of Legends sotto.
Ateli. Che attrice. Nonna best attrice, ragazzi. Ma culo, va. Mi dissocio! Mi dissocio! Che cazzo di disagiato. E poi ragazzi, arrivò il 2018 dove scelsi in maniera definitiva la mia strada da streamer. E quindi non dico abbandonai YouTube, però lo sapete benissimo, accantonai il canale YouTube, lo utilizzai come magazzino di best moments e cose prese dalle live, e smisi di registrare effettivamente video. Però vi farò vedere il video in cui ho rotto in faccia la mia ragazza. Che poi da qui... Era un tuono, mi sa che sta arrivando brutto tempo. Non so se usciremo stasera senza ombrello. Potrebbe essere rischioso. Questa è la mia storia su YouTube. Ho fatto vedere soltanto i video pilastro. Ovviamente ci sono un milione di video. Oh, un milione no, ce ne sono 631 in questo momento. E non mi pento di nulla. Ok, ruspe. Sì, esatto. Ti ringrazio della visione. Controllate i social sotto in descrizione. Noi ci becchiamo in live come sempre a lunedì e venerdì su Twitch. E al prossimo video. E ora ragazzi, si vola verso il milione.